ha affermato che Marco Biagi intuì il futuro. Cosa del suo insegnamento e oggi di attualità andrebbe maggiormente colto nel dibattito politico? Marco Biagi è stato dipinto purtroppo da molti, da quei molti che organizzarono la campagna d'odio nel cui contesto fu assassinato. Fu accusato di essere il protagonista della precarizzazione del lavoro. Quando paradossalmente Marco è quello che evidenzia come il mercato del lavoro stia cambiando, la società stia cambiando, le economie si stiano trasformando e come quindi la durata di vita di un'impresa, la durata di vita di un posto di lavoro siano destinate sempre più a ridursi per ragioni oggettive, inevitabili, e quindi le tutele dei lavoratori devono cambiare e devono essere tutele tali da rendere una persona sempre in grado di transitare ad un altro mestiere, ad un'altra capacità, ad un'altra abilità, in modo da essere sempre occupato. Questo elementare messaggio, vero ancora oggi, verissimo ancora oggi, fu invece così interpretato strumentalmente come volontà di precarizzare la vita delle persone. Quindi la precarietà non va abolita, ma va tutelata. In che modo invece? Non può essere abolita, non possiamo abolire la realtà. È come fare una norma che abolisce la morte. La precarietà, la instabilità è un elemento del nostro tempo, ma noi dobbiamo assorbire i danni che può generare sulla vita delle persone trasformandola in opportunità. L'unico modo per contrastarla è trasformarla in opportunità di una vita sempre inclusa nel mercato del lavoro, nei sistemi di sicurezza sociale, in modo tale che sia una vita per certi versi forse meno noiosa di quella del passato, con più opportunità e con migliore anche possibilità di esprimere il potenziale di ciascuna persona. In cosa sul fronte della flessibilità nelle riforme del lavoro successive non è stato colto appieno e andrebbe invece implementato? La sfida fondamentale è sempre quella di investire nelle capacità delle persone, di garantire alle persone con accesso perpetuo a opportunità di apprendimento, di integrazione di conoscenza teorica e pratica. Dobbiamo investire molto di più sulla attività delle persone piuttosto che sulla loro passività. Certo, il reddito va sostenuto in alcuni momenti, ma devono essere funzionali questi sostegni al ritorno nella vita attiva.